Allora, buongiorno di nuovo in diretta, anzi, buonasera, buonasera di nuovo in diretta, come vi avevo accennato, grazie ad Antonio Derrico di essere in collegamento con noi. Allora, Antonio Derrico l'abbiamo già avuto, Antonio Gerardo Derrico l'ha già abbiamo avuto su Libri TV più di una volta, è uno scrittore, si è anche interessato di teatro, ha vinto dei premi importanti che adesso poi dopo accennerà lui, io l'ho visto prima ma ovviamente mi sono dimenticato, era un premio Antonio? Ma io prendo un premio Grinzane per la letteratura, quindi un premio Grinzane Pavese. Ecco, prima sì, Grinzane Pavese, ecco, non mi ricordavo. No, no, se hai un bel curriculum, ed è importante anche il fatto che tu, oltre ad essere scrittore, sei interessato anche di teatro, insomma, peraltro sei un biologo, ho scoperto. Sì, biologo, sì, insegno biologia alle scuole superiori. Perfetto. E quindi insomma è una panoramica anche diciamo culturale, umana, abbastanza ad ampio spettro, che secondo me non può far che bene poi alla narrazione di qualsiasi cosa, insomma è un qualcosa in più. Parliamo questa sera ovviamente di questo tuo nuovo libro. No, poi mi informerò anch'io Camorra... di te. Dimmi. Gianni, mi informerò anch'io di te perché tu ti sei informato di tutto su di me. E d'ora in poi anch'io, perché so che tu anche tu hai uno sguardo molto ampio, quindi... Sì, ma non ho curriculum mio, il mio curriculum è miserrimo, non ho titoli e non ho premi, insomma fai presto. Va bene, grazie. Già. No, vabbè, ma insomma mi sembra doveroso per la presentazione, insomma, minimamente presentare gli ospiti doverosamente. Gli ospiti, appunto, oggi l'autore di questo libro che è Camorra, Confessioni inedite di Mario Perrella, boss pentito del rione Traiano di Napoli, per a Nord-Est Edizioni. Allora, questo è un libro importante perché ovviamente si ripercorre una storia, una vicenda umana, una storia anche criminale, ma non del tutto, perché poi vediamo che insomma è una storia di un ex boss che poi si è pentito, parliamo di Mario Perrella del rione Traiano, ma che tu hai interpretato più che come ovviamente dato cronachistico o di dossieraggio, che è tutt'altro, invece hai interpretato come una vicenda umana, una vicenda umana con tutti i vari tasselli delle vicende umane che comporta, e in questa redazione, in questo lavoro, poi dopo vediamo che ti sei aiutato anche ti ha aiutato anche una donna, appunto, che è la moglie, che è stata la moglie. Di questo personaggio. Sì. Allora, io comincerei intanto con i motivi che hanno ispirato questa tua che ti hanno dato l'ispirazione per questa tua opera. A te la parola. No, ma in effetti grazie. Ma in effetti dici bene, cioè lo sguardo di uno scrittore, lo sguardo intimo è sempre rivolto alle persone, non è rivolto al pettegolezzo, al fatto che fa scalpore, è sempre cioè, c'è un legame strano tra le anime che si incontrano, e quindi rispetto a, cioè, sinceramente la camorra suscita un pregiudizio in chiunque vive in un altro modo, no? In chiunque, ripeto, io sono biologo, insegno, mi interesso dei ragazzini e mi interesso anche di altre cose, mi interesso di scrittura, e quindi dentro la scrittura entra anche la possibilità di parlare di cose che spaventano, come è la camorra, cioè il nome stesso, infatti il titolo Camorra è per ripulire ogni cosa e dargli la definizione vera, quella che è, cioè camorra, appartiene, questo personaggio appartiene alla camorra, è stato la camorra, e quindi poteva anche raccontarci quello che ci spaventa. Ma quello che spaventa noi ha spaventato anche Mario Perrella negli anni, perché un camorrista spaventa ed è spaventato. In realtà nel momento in cui si trova in quella dimensione, la minaccia è per sé e per gli altri. Quindi allora ecco perché ho avuto l'opportunità di incontrare, perché lui nonostante si sia ravveduto su certi aspetti, nonostante abbia fatto anche violenza, lui non è che nega di essere appartenuto a un ambiente violento, a un clan, e quindi ha fatto violenza, l'ha subita e l'ha fatta, però intanto a un certo punto prende coscienza per fatti molto gravi, prende coscienza e dice vabbè, io devo stare da una parte o dall'altra, preferisco,
decido di stare dalla parte dello Stato. Però da 20 anni che lui ha deciso questo, lui è ancora in carcere. E questo è molto interessante per me. Cioè, uno che sceglie la legalità, anche se dopo vicissitudini non proprio rigorose, allora però a un certo punto ecco che sceglie il rigore, però si trova ancora in carcere. E quindi è una storia anche questa di giustizia fondamentalmente di umanità, appunto. Ecco, di umanità. Parliamo infatti poi, insomma, diciamo il taglio che io ritengo di dare un po' a questa conversazione è proprio l'aspetto umano. Nella, diciamo, in questo tuo lavoro, per fare questo tuo lavoro, tu ovviamente questo personaggio Mario Barrella sta in carcere, ti sei coadiuvato, ti sei fatto aiutare anche dalla moglie. Ecco, come ha funzionato questa sorta di, diciamo, sì, sinergia operativa per raccogliere, sì, poi tutto quanto questo carteggio, immagino? Sì, ma in realtà è stato perché io qualche mese prima ero stato alla carcere di Ancona per portare la mia poesia. Io ho fatto delle poesie con Donato Placido e quindi avevo anche questo trascorso un po' poetico e ovviamente in carcere si porta qualcosa che è fruibile da chi ti ascolta, quindi la poesia è la cosa migliore che si possa proporre ad un pubblico in quello spazio limitato, no? Quindi, e intanto che ero lì, dopo alcuni detenuti si presentano, ma perché poi il carcere è anche un mondo molto, molto è al margine, lontano dalla realtà, dal mondo civile, cioè dal mondo fuori, ecco, dal mondo che sta fuori da quelle mura, però è un mondo di grande umanità, al di là del pregiudizio, se togliamo il pregiudizio di qualsiasi cosa. E quindi questi qua scrivono poesie, scrivono romanzi, c'è gente che ha questa, che dedica adesso il suo tempo a queste cose. Quindi qualcuno mi portò degli appunti, e infatti uscirò poi a maggio con un altro libro sulla vita di questo detenuto, scritto con un altro scrittore spagnolo, che è molto famoso in Spagna e anche in Italia, pubblicato con Longanesi, si chiama Jorge Real. E usciremo insieme a maggio con questo libro qua. Quindi a un certo punto poi quando Mario Perrella venne a sapere che insomma m'ero interessato di questo qua, si sono parlati in qualche modo, e quindi mi fece avere da parte di sua moglie la proposta di scrivere un libro sulla sua vita. E la moglie aveva già creato una bozza sulla vita del marito. Ovviamente io dissi: ma scusa, ma se l'hai già creata, perché vuoi che la faccia io? Allora dice: mio marito l'ha visto al carcere, è stato molto colpito dalla tua sensibilità e così via. Quindi dice: perché non ti occupi della sua storia? E dico: ma vabbè, fammi leggere quello che hai. Quindi mi mandò quello che. Ed era scritto molto bene. L'unico difetto che era la moglie di Mario Perrella, e quindi era molto vicino. Anche le descrizioni erano molto di parte, fondamentalmente, no? Perché lei vedeva il marito in un certo modo. Quindi una bellissima elogio a Mario, perché lo sentiva, non un elogio finto, un elogio vero, sentito, quindi intimo. E quindi ho detto: ma secondo me è scritto molto bene, inutile che lo scriva io, va bene così com'è. Inutile. Però lei dice: in effetti so che però non può essere così, perché io vorrei, mio marito anzi vorrebbe uno sguardo più distante dai sentimenti così ravvicinati come sono i miei e i suoi. E quindi, perché poi l'ha visto in carcere, ha capito alcune cose, ha parlato con quest'altro detenuto e vorrebbe che tu te ne occuparsi. E quindi me ne sono occupato, ho preso il suo libro e ho detto: beh, devi fare dei tagli qua e là, perché dal mio punto di vista sono troppo incomprensibili a chi è fuori da quel rapporto, non può capire quello che stai dicendo, secondo me. Quindi, e poi parliamo di un uomo che ha fatto anche del male, oltre adesso aver fatto del male ad altre persone, ad altre famiglie. E qui poi, appunto, nel carteggio che dicevi, tra me e Mario, dici: io ho fatto del male, ma ho fatto del male a gente come me, ho fatto del male a gente che era o io o lui in quel momento lì. Quindi non era, io non ho fatto del male alla società civile, non ho fatto del male a uno che va a stare per strada, mi sono avvicinato e gli ho dato una bastonata in testa o una pistolettata alla nuca. Cioè, ho fatto del male a gente che era nello stesso sistema. E quindi, allora a un certo punto io ho raccolto tutto questo e ne ho fatto un libro, ho fatto delle domande che potevano essere un po'
un po' la lettura dell'uomo comune, cioè di fronte alla camorra, perché per me Perrella era un uomo di clan, e quindi di fronte a quest'uomo ho dovuto trovare quell'altra dimensione, che appunto è la scrittura. Beh, adesso senza fare grandi citazioni, però mi ricordo una volta mi diceva un mio amico poeta che Bergson, questo filosofo pragmatista, insomma, diceva che nel momento in cui scriviamo si entra in un'altra dimensione, e fondamentalmente la scrittura è questo, è farsi avvolgere da qualcosa che è dentro, che è fuori, ma è anche dentro di noi, e che è questo legame tra dentro e fuori che crea una strana magia, una strana verità. E infatti nel momento in cui scrivi trovi un'altra verità, non è più lo spavento, non è più il pregiudizio dell'uomo comune, ma è un'altra verità, è la verità di quell'uomo che ha fatto delle cose, ma ha fatto anche altre cose. Cioè, a un certo punto ha detto basta, voglio stare dalla parte dei giusti, voglio mettermi io al servizio dei giusti, dei giusti per modo di dire. Ho capito in che senso, certo, no. Ma io volevo soltanto aggiungere a queste due parole che insomma questa tua collaborazione appunto con questa signora ovviamente alla base o meglio alla fonte c'è una storia d'amore di questa donna che ha conosciuto quest'uomo e ha scoperto poi appunto che faceva questa attività appunto criminale. Poi si sono sposati in carcere, quindi insomma una vicenda d'amore che comunque sia come un sentimento nobile, merita sempre da un punto di vista letterario e non anche in altre forme artistiche di essere celebrato. E le vicende umane ovviamente spesso creano degli intrecci di vissuto densi, a prescindere poi dall'eticità o meno dell'agire. Sono dei gesti che comunque sia sono un intreccio umano e poi un'altra cosa importante è che spesso capita che l'ambiente condizioni le scelte, e l'ambiente in cui Mario Perrella è cresciuto era un ambiente da questo punto di vista già abbastanza degradato, perché mi sembra di aver capito che insomma è tutta una vicenda familiare tutta quanta incentrata la sua fin da giovanissimo in questo ambiente camorristico, quindi in qualche modo purtroppo, almeno con un dato statistico, poi la continuità si ha per, in qualche modo, quasi un'ereditarietà. Infatti, Gianni, tu c'entri sempre il senso ultimo delle cose, lo dico perché sono due cose molto importanti. Infatti la cosa sta... Poi per giunta, guarda, si può anche dire che la moglie, come tu vedi dalla presentazione del libro, si chiama Cristiana Tonini, e quindi ha a che fare un po', viene una famiglia per bene di Treviso, e dentro la sua famiglia c'era anche il cardinal Tonini, era lo zio di Cristiana, e quindi lei veniva da una famiglia molto rigorosa, quindi da una famiglia d'amore. Diceva che suo zio le ha insegnato ad amare tutti, i belli e i brutti, le ha insegnato ad amare i piccoli, i grandi, i cattivi e i buoni, perché se ti ricordi un po' l'immagine. Quindi lei ha questa educazione, e a un certo punto ha conosciuto Mario Perrella, che poi è anche un bel ragazzo, quando li sono conosciuti, l'ha conosciuto a casa di amici, di imprenditori, che poi lei, i genitori erano anche imprenditori, e anche Mario per un attimo di tempo è uscito dalla carcere, si era occupato di quando era nel programma di protezione, insomma, per collaboratori di giustizia e così via. Era un imprenditore, quindi quando l'ha vista a casa, ha visto questo sguardo di questo bel ragazzo, si è innamorata e si sono incontrati, ma il cuore insomma ha battuto forte per questa cosa, e dopo un po' neanche si sono frequentati veramente. Allora ecco questa la serietà, e Mario dice va bene, stiamo insieme, è bello l'amore, lo sento anch'io, però gli devo dire, prima di ogni cosa gli devo dire onestamente chi sono, quindi gli dice chi è. Ovviamente Cristiana dice, ma come, non è possibile, cioè, non è, cioè, l'educazione mia è un'altra cosa, non era ammissibile. Allora si mette, bello anche nel libro è raccontato questo, è bello quando lei si mette a casa e una notte va su internet e vuole scoprire chi è Mario Perrella, no? Allora dice, tutta una notte, pagine e pagine sul boss. A un certo punto poi torna da Mario e dice, guarda, io oggi ho fatto questo, e Mario si incazza, dice, ma tu non puoi fare questo,
perché te l'ho detto io, cioè sei innamorata di me, poi fa questo, cosa andavi cercando, qualcos'altro, fa questo, te l'ho detto. E lei dice, e lei lì capisce il senso, dice, e io ti chiedo scusa se infatti hai ragione, c'è tutto quello che mi hai detto, sei quello che sei, ma io ti amo e quindi ti scelgo. E che, ecco, allora è bella questa, cioè poi è una storia d'amore vera e propria, è una storia d'amore incredibile, anzi addirittura, tanto che lei, quando poi, a un certo punto, perché lui era un po' fuori e un po' dentro, quando stanno per decidono di sposarsi, decidono l'11 settembre, no? E in realtà, perché per il male, il bene e il male, no? Il 11 settembre è un po' questa simbologia, no? E invece arriva la polizia prima di quella data e riprendono Mario, lo riportano in carcere perché deve scontare qualcosa ancora, perché lo Stato chiede ancora che punti qualcosa. E lei si trova, cioè, capisci, da una situazione completamente estranea, si trova a essere quasi la vedova di quest'uomo che non c'è più e quindi sconsolata, però si trova il coraggio e si va a sposare in carcere e dice, e però quando va lì dice, prima aveva un po' di sconforto, di dubbi, di timore, poi dice, però quando sto per andare dice, in quel momento capisce che vuole stare lì, in quel posto lì, cioè l'unico posto dove sta bene, e incontra il suo innamorato che è tutto ben vestito e si incontrano e si sposano alla presenza di due guardie, insomma, e però è il giorno più bello della sua vita, come tutte le cose più belle della sua vita. E invece l'altra cosa era, lui cresce in una famiglia, è certo che era, infatti poi questo cercavo anch'io di capire con le mie domande, forse sono un po' lungo, magari poi si sintetizza un po'. No, ma ci mancherebbe, ascoltiamo, ancora 10 minuti più o meno. Ah, va bene. Quindi quando l'altra domanda, cioè lui, l'ambiente, io anch'io ho cercato di capire, ma perché sai, si dice un po', perché sulla Camorra, che hanno scritto da tanti libri, da cui Saviana, tutto il discorso Saviana, tutto il suo sguardo, è stato molto, io l'ho letto, è stato molto interessante il linguaggio che ha usato, però è il suo linguaggio, no? Lui guarda, vede, osserva e trae spunti e trae anche delle conclusioni. Invece io volevo capire da lui, da Mario Perrella, perché Saviano dice no, che la Camorra è dappertutto, no? Ormai Napoli, Milano è dappertutto, e sarà anche vero questo, però voglio capire come si vive a Napoli e come si vive a Roma, e a Milano la Camorra, cioè è diverso viverla a Milano, io vivo a Milano, no? Come sai, e non la vedo la Camorra. A Napoli forse volevo capire se si vedeva, se un napoletano la sente diversamente, la presenza di questa minaccia, no? Giornaliera. E lui dice, vabbè, e quindi l'ambiente, lui dice, ma quando nasci in certi ambienti, poi anche ultimamente, vedi, qualche giorno fa c'erano ancora stragi, gente morta, la periferia di Napoli è comunque un continuo, no? A Miano, Secondigliano, da quelle parti è continuo, no? Ci sono dei morti adesso, ci sono una faida nuova tra clan, quindi si rinnova sempre la storia. Io penso che questo non si dà in altri posti. Quindi la Camorra napoletana la volevo capire da chi suda, com'è, cos'è, cioè è presente, sì è presente, perché lì è presente quando vai dal panettiere e passa prima di te quello lì. Cioè il boss passa prima di te, il boss non fa le file, il boss... Cioè, quindi volevo capire se è ancora così, è ancora così, tanto che Perrella dice guarda che è ancora così, non è successo nulla, non è vero che c'è una differenza, ah, qua no, è come era 100 anni fa, cioè il boss passa prima e tu stai zitto, perché, e lo capisci pure, perché sai che è il boss, Milano magari ti sta dietro il boss, non lo sai se c'è questo boss, no, sta in coda perché è perfetto, è per benino, no? Antonio, dalla nostra chat, che è interattiva, quando siamo in diretta, mi chiedono se tu sei napoletano, perlomeno di origine napoletana. Di origini campane, io sono di Avellino, però voglio dire a chi ha scritto che Avellino, io sono al confine con la Basilicata, Monticchio, è un paesino dove c'è l'acqua minerale Gaudianello, quello che fa un po' la pubblicità, che dà la comunale frizzante, come la Ferradella un po'. Io vengo da un paese di contadini, di pastori e contadini, e dove c'è un grande attaccamento alla terra e quindi non ci sono soldi, pertanto vengo da un posto che è uguale a Bergamo, e quello è uguale, la miseria e la semplicità è uguale in tutte le parti del mondo. Io insegno a Bergamo per giunta,
mi ricorda molto che il mio paese è collina, però è collina abbastanza con montagne di 1500-2000 metri, no? E quindi la gente è molto povera ed è molto cordiale. La gente del mio paese era ed è, ci danno tutti spesso, che vado anche adesso a Pasqua, è ed è gente di terra, gente di cuore, gente che appartiene forse al prima del Medioevo, insomma, appartiene a questi villaggi preromanici forse, no? E hanno mantenuto proprio intatto questa umanità di terra, cioè tu arrivi a casa e c'è uno che ti allunga la mano per darti una pesca, perché è tempo di pesca, un pomodoro, perché è tempo di... e vuole che lo mangi davanti a lui perché lo devi mangiare. Quindi vengo di là, ma ho un sentimento che è di là. Io adoro Napoli, però. Io non sono di Napoli, ma l'adoro perché è di una bellezza anche Napoli. È di una bellezza quando vai a Napoli, nei quartieri, quando giri, quando fai delle cose. E beh, a parte che è uno spettacolo completo, ma c'è una disponibilità di una... Però no, appunto c'è questa cosa e Perella dice, quando mio padre stava male, andò in carcere, andò al sanatorio perché aveva la lepra, non so, ma, no, sì, bravo, una cosa del genere, sì, e allora insomma incontra altre persone e lì capisce che può anche corrompere i medici, dice ma scusa, ci puoi dare anche, devo fare delle false certificazioni, ti diamo anche qualcosa a te, insomma, da lì capisce che l'illegalità si può vivere anche bene. E però dice, cioè mio padre fu il primo esempio di come si vive nell'illegalità, e quindi dice, ma perché non la posso fare io e per giunta diventare anche capo di tutti? Quindi c'è Napoli resta in tutte le cose, Napoli secondo me resta, ma lo dice anche i napoletani, quelli giusti, cioè Napoli è bellissima, ha questi aspetti, ma questi aspetti rientrano in un gioco di ruoli che appartiene anche all'educazione, appartiene anche un po' al sociologico, cioè si intrecciano tante cose che formano un essere di questo tipo. Una persona di questo tipo è facile giudicarla da Milano, insomma, o da Roma. No, è chiaro, Napoli, molto chiaro, è ovviamente il quadro del contesto in cui maturano queste cose. Che tu hai fatto appunto è un puzzle, un mosaico di cose che probabilmente ciò che è accaduto a Perrella, cioè praticamente un percorso umano che in qualche modo l'ha devastato, l'ha abbrutito e che adesso gli sta facendo appunto scontare questa pena. Poi appunto volevo andare in chiusura su questo episodio che volevo che tu ci narrassi. Ecco, forse non è il peggio che può accadere. Io volevo che tu invece ci narrassi quanto una parte, una dei tasselli appunto di questa grande, in qualche modo, di questo mosaico umano che è la Camorra, che è tutta la zona appunto che imperversa nella zona del napoletano e non, che si può sintetizzare con un nome, che è Fabio De Pandi, perché poi insomma ovviamente ci sono delle cose che sono assolutamente irreversibili. Chi era Fabio De Pandi, Antonio? Ma pensa che nel libro Mario Perrella dice, guarda, io dico io, ma te non ti faceva ribrezzo tutta quella violenza, tutto quello che hai fatto? E lui mi dice, ma io lo facevo a danno di qualcuno. Infatti la mia rabbia scoppia quando viene ucciso questo ragazzino di 10 anni, che è Fabio De Pandi, nell'82, in questa lotta tra clan, anziché colpirsi tra di loro, colpiscono quello che non deve accadere neanche per un camorrista, e quindi colpiscono questo piccolo ragazzo che era andato con i familiari a casa di amici per festeggiare una festa di famiglia, e lui dice, in quel momento ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso, e questo e nasce, muore De Pandi perché c'era una guerra di Camorra, era scoppiata ancora, che lì è in continuo, ogni tanto scoppia qualcosa, e lui era in guerra con il suo amico di sempre, perché loro sono del rione Traiano, no? Sono la zona dopo lo stadio, insomma, zona, non so come dire, nord, penso nord, comunque zona periferia nord di Napoli, quindi è in quella zona, la zona Flegrea, insomma, in quella zona c'erano i boss, e lui era uno di questi insieme, e cresce come boss, e insieme a lui cresce un altro che si chiama Puccinelli, e sono senza fare gli storici della Camorra, era un altro, era il suo amico, insomma, con cui erano iniziato insieme a fare
trafficare in droghe, in spacci e in rifiuti. Insomma, tutto quello che si vive adesso, ecco perché dice Pedrella, quello che c'è adesso c'è sempre stato. Lui è uno dei, Pedrella è proprio il simbolo del traffico dei rifiuti. Quindi scoppia qualcosa, c'è un discorso tra i Puccinelli e Pedrella, discorsi di soldi che vengono, non tornano nei conti, insomma, e quindi scoppia questa guerra, e in questa guerra ci rimette questo ragazzino. E allora lui prende, Mario prende questo mitra e va a casa di questo Puccinelli e comincia a sparare sulla facciata della casa di questi qua, cioè forse non muore nessuno, mi sembra, lì non me l'ha detto, perché anche lì è stato difficile, perché io non è che potevo parlare con lui, cioè io mandavo delle domande e lui mi dava attraverso la moglie delle risposte, quindi anche lì non è che era in diretta il confronto, era un confronto nel tempo, mediato, certo. I messaggini. Esatto, e quindi però ci sono delle scene molto cruente, molto forti, e quindi Fabio De Pandi è veramente, beh, ancora un simbolo per chi si occupa di Camorra, soprattutto a Napoli, è ancora un simbolo di, ci sono state delle manifestazioni, non so se continuano ancora per questo ragazzino, perché è l'innocenza che soccombe in un ambiente degradato sotto il punto di vista. Anche se appunto sì, io ho pensato di dare appunto di chiudere appunto con questo episodio per dare un pochino la completezza per quanto possibile, per quanto magari forse velleitariamente io mi propongo di fare con le capacità che ho, un po' del quadro insomma di abbrutimento in cui alla fine si esce tutti sconfitti quando c'è un ambiente che è simile, si esce tutti sconfitti, si esce sconfitto poi alla fine anche il carnefice, che forse anzi partendo da carnefice è sconfitto in partenza. E Antonio, è stata molto interessante questa conversazione, Gianni, con te. Gianni, un'ultima cosa volevo dire, una cosa, certo. Tu pensa, no, mi ricollego a quello che hai detto tu, non tanto perché volessi, anzi, io volevo finire in effetti, poi tu mi hai dato, cioè, ma tu pensa che dice che Mario arriva a dire, ma scusa, ma c'è una la corruzione in quei posti è una cosa incredibile, e dico io ma non ti fa spavento tutto questo, cioè, guarda, ora come ora, per come sono le condizioni, mi fa più spavento la politica della Camorra, cioè la politica ragiona dei livelli di perversione che superano quelli della Camorra, e non dico, e quindi poi lì uno può approfondire come vuole, cioè, ma è pazzesco, no? Il degrado e l'abbrutimento. Cioè siamo in queste condizioni, ecco perché anche tutto il sistema va un po' guardato bene in mezzo. Sì, poi insomma c'è tutto il discorso delle varie collusioni, dell'ambiente che poi peraltro diciamo oggi è abbastanza mediaticamente attenzionato, se così potremmo dire, della terra dei fuochi, il traffico di rifiuti, nelle attività camorristiche appunto che Pedrella diciamo ha praticato, e quindi sì, si potrebbe approfondire tantissimo. Comunque è molto interessante questo tuo lavoro, che praticamente è una delle tappe di questo tuo percorso letterario intimistico che prende spunto da fatti anche di cronaca, come abbiamo fatto l'estate scorsa per un altro tuo libro, che appunto prendeva spunto da un fatto di cronaca, e poi praticamente penetra umanamente i singoli protagonisti di queste vicende, dando appunto la possibilità a te poi di diciamo esplicitare tutta la tua maestria ma anche facendo vivere delle emozioni al lettore. Antonio, io ti ringrazio, a questo punto ti do appuntamento per il tuo prossimo libro e saremo contenti su Libri TV di poterne parlare. Guarda Gianni, io l'idea di incontrarti anche attraverso il video per me è la cosa più bella che possa, perché ci conosciamo di persona, come sai, e quindi anche sul video per me è sempre un piacere immenso, per la tua delicatezza e sensibilità, che te l'ho già detto, ma ti ripeto. Grazie, 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 grazie. È quello che provo. Grazie a te, grazie a tutti voi e a tutti i tuoi ascoltatori. Ringraziamo qua in diretta Donato Botticella che fa la regia, e mi sono dimenticato di ringraziarlo. Certo. No, infatti è un errore. Va bene, Antonio, punto ti saluto, grazie ancora, a ritrovarci su Libri TV, e restituisco la linea alla regia. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao.